this time each year. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the Little Saint Nick. Bobsled, we call it Old Saint Nick, but she'll walk a toboggan with a four-speed stick. She's candy apple red with a ski for a wheel, and when Santa hits the gas, man, just watch her feel. It's the Little Saint Nick. Little Saint Nick. It's the Little Saint Nick. Little Saint Nick. Run, run, reindeer. Run, run. No one. And hauling through the snow at a frightening speed, with a half a dozen deer with a Rudy to lead. He's gotta wear his goggles, cause the snow really flies, and he's cruising every path with a little surprise. It's the Little Saint Nick. Christmas comes this time each year. Merry Christmas, Christmas comes this time each year. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year. Comes this time each year. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the Little Saint Nick. Little Saint Nick. It's the Little Saint Nick. Little Saint Nick. Just a little bobsled, we call it. No one. And hauling through the snow at a frightening speed, with a half a dozen deer with a Rudy to lead. He's gotta wear his goggles, cause the snow really flies, and he's cruising every path with a little surprise. It's the Little Saint Nick. Little Saint Nick. It's the Little Saint Nick. Little Saint Nick. Ooh, Merry Christmas, Saint. Christmas comes this time each year. Buonasera Millennium, siamo qui con Andrea Falco, per oggi non solo diciamo allenatore del Chinaland che ha vinto la partita, allenatore che ha vinto la partita per 6-0 contro il Calcasoria in Coppa, diciamo una partita abbastanza facile sulla carta, vergognati, una partita molto facile sulla carta e avversari diciamo un po' rimaneggiati per dei problemi organizzativi, sì. Voi comunque siete riusciti a essere concreti e a mettere a segno ben 6 gol. Faccio una battuta cattiva, forse i problemi organizzativi li hanno portati a essere un po' più forti di quelli che sono di solito, diciamo. È importante vincere per
una questione di morale, ma soprattutto per la classifica di questa Coppa, che è un nostro obiettivo, forse quello principale, perché insomma giocarci una finale nazionale sarebbe la giusta chiusura di un cerchio. Esattamente. E noi ci teniamo. E niente, il 6-0 dal punto di vista della differenza reti ci soddisfa, ma non troppo, perché comunque Cappelluccio ne ha fatti 4, ma ne poteva fare tranquillamente il doppio. Abbiamo sbagliato molto sotto porta, però basta, cioè pure su un 6-0 criticare non mi sembra il caso. Vabbè, comunque una partita direi che è stata molto utile per magari ritrovare un po' di serenità, di armonia, certo. I singoli si sono esaltati, addirittura un Eurogol direi di Jumento. Sì, Jumento ha fatto un gol pazzesco che entra nella top 10. Che probabilmente non è stato ripreso tra l'altro dalla telecamera. Lo staff è quello che... Mi dicono di sì dalla regia, è stato ripreso. Quindi lo rivedete, sono presso sugli schermi insieme al Cinepatentone, ci sarà anche il gol di Salvatore Jumento, che è un bel vedere. Che dire, noi siamo vivi, puntiamo all'accoppiata torneo. Vabbè, Coppa, noi siamo vivi è un parolone, considerando che è il fiatone per aver giocato 2 minuti nel finale, aver provato disperatamente a fare il gol a Gallo, che questo purtroppo te l'ha negato. Non è vero, sì, no, non hai proprio beccato lo specchio. No, messa di così sopra l'incrocio dei pali, però ho fatto un assist a Cappelluccio. Incrocio dei pali, vabbè. Insomma, concludiamo qui questa intervista dandovi un grande in bocca al lupo per il resto della Coppa, che a quanto pare l'obiettivo principale per questa stagione. Vogliono far vincere il torneo, non è che dicono non lo voglio. Non penso. La Millennium è tutto. Datevi questa intervista, attenzione, che è già successo in passato, che eravamo sfavoriti e abbiamo vinto. Ne riparleremo fra 2 mesetti. Dal Millennium è tutto.